Stasera non devo presentare nessuno, sono una situazione autoreferenziale. Dunque, la filosofia è stata... Non ci siamo. Funziona? Sì. La filosofia, dico, è spesso stata emendazione da qualche sua forma. Per esempio, la filosofia è stata emendazione dell'intelletto, in Spinoza, emendazione della metafisica, in Kant, emendazione dalla totalità, in varie forme di criticismo, emendazione da una razionalità onnivora e utilitaria, francofortese. Poi ad ogni emendazione ha fatto seguito la costruzione di una possibilità filosofica. Il mio discorso appartiene un po' a questo genere. E quindi è un discorso che si interroga su ciò da cui la filosofia deve emendarsi. E come oggi, vedremo poi più avanti com'è potente e quale sia la pertinenza teorica di questa semplicissima indicazione di tempo, oggi, no? Allora, come oggi sia possibile costruire un discorso propriamente filosofico. Cominciamo con l'emendazione, che ha a che vedere con due elementi che si richiamano l'uno. Credo che siano entrambi involontari e appartenenti alla ingenuità del discorso filosofico. È una specie di platonismo spontaneo, come 25 anni fa si parlava di una ideologia spontanea degli scienziati. C'è un platonismo spontaneo. L'emendazione iniziale è quindi dalla ingenuità. Non essere ingenui significa prendere la parola filosofica quando si sa che cosa essa può essere. Come può essere? Come può comunicare? Quale potenza sociale e intellettuale vi è iscritta? Ma per saperlo occorre compiere un cammino abbastanza lungo, che è il cammino della emendazione. La più grande ingenuità, cioè il platonismo spontaneo, credo derivi dal non mettere sotto controllo critico l'evento tipico del discorso filosofico. Il discorso, infatti, mette in forma, ma poi vi trovate di fronte a una forma, analizza, trovate di fronte a contenuti che sono analizzati e soprattutto apre una prospettiva. In genere un discorso filosofico finisce con un'apertura che è tradizionalmente morale, cioè indica una possibilità d'essere, un campo dell'agire, una preferenzialità delle azioni, che sono poi l'educazione dell'ascolto. Ma chi ascolta viene educato da un'etica di questo genere. Questo dire, che però non dice il sottinteso di quale sia la vera possibilità di una prosecuzione tra discorso filosofico e pratica del mondo, l'apertura apre a una pratica del mondo, però non si dice come mai, non si dice perché, la cosa resta in sospeso, ed è, come dicevo, un'antica abitudine mentale. Credere che tra teoria e prassi, tra filosofia e azione, tra discorso
e disposizione del fare ci sia una certa contiguità, ci sia contiguità. Questo non detto, questa parte che rimane in sospeso alla fine di ogni discorso filosofico è una potente ingenuità che deforma. Deforma ciò che può essere la filosofia e dà delle illusioni abbastanza vuote su ciò che può essere l'azione. Porta fuori strada. Allora, domanda: che cos'è questo spazio sul mondo che alla fine di molti discorsi filosofici si apre come prospettiva? Si potrà pur sapere che cos'è questo vuoto che viene aperto dal discorso filosofico e che pare un modo per poter integrare l'astratto del discorso e l'esperienza e la pratica. Non è nient'altro che quello spazio che viene aperto dall'ordine del linguaggio. Non è nient'altro che quello spazio. Cioè lo spazio di quella particolare fiction che è il parlare filosofico. Che è una simulazione d'essere. E ora questo spazio a rigore non può essere riempito da un qualsiasi soggetto che nella sua egoità, nella sua potenza, nella sua soggettività ipertrofica, trasforma in azione l'ordine del discorso. L'ordine del discorso resta ordine del discorso e lo spazio che apre è un'apertura che è interna a quello spazio del discorso. Se invece lo spazio della fiction resta aperto, e resta aperto come un regalo di una possibile forma di vita, il regalo ovviamente è fatto chi ascolta, allora direi, con un minimo di crudeltà, che è un micro spettacolo a livello estremamente elevato. È un micro spettacolo che richiede come destinataria l'anima, almeno l'anima nel senso kantiano, come se ci fosse un'anima. Cioè è un evento estremamente elevato. Una forma più sofisticata di questa, di ingenuità, che scambia il discorso con il mondo, e scambia la pratica del parlare con le pratiche possibili del fare, è probabilmente l'orizzonte della filosofia analitica. Specie quando non si limita a discutere le figure del significato, le forme del significato, ma diviene costruttrice di orizzonti collettivi di fini e di azioni, per esempio la giustizia, la pace e altre idee di tipo trascendentale. Fermiamoci un momento. La filosofia analitica è soprattutto attenta alla forma di produzione del significato. La sua tradizione è questa. Al vincolo che il significato crea nello scambio del discorso, alle regole logiche dello scambio, poiché il suo scopo è sempre una argomentazione razionale o anche emotiva che conduca a forme di decisione il più corrette possibile. C'è in questo tipo di filosofia argomentativa, quando conduce a una decisione, decidere se c'è il divorzio, se è meglio il divorzio o no, se sia ammissibile l'aborto o no,
in quali condizioni sia ammissibile o meno, a quale età bisogna andare in pensione e a quale età è meglio non andarci, quale sia l'interesse pubblico e quale sia l'interesse privato, quale sia il confine tra l'uno e l'altro. Quando si discutono queste cose, necessariamente c'è nel discorso una simulazione del mondo. Cioè, il discorso porta dentro di sé una simulazione del mondo. Ma questa simulazione del mondo appartiene necessariamente alla forma dell'argomentazione. Si può argomentare come se il mondo fosse presente nel discorso. Ora, quando questo discorso, questo modo di dare i significati, questo modo di argomentare il meglio rispetto al peggio, il giusto rispetto all'ingiusto, questo modo di argomentare, se accade nel luogo in cui si prendono delle decisioni, è omogeneo al luogo in cui si prendono le decisioni. Quindi appartiene al luogo dove si prendono le decisioni. E per conto mio è quanto di meglio. E tuttavia è un modo di argomentare che deve essere condizionato e riferito a un luogo dove si prendono decisioni, a un luogo deputato al prendere decisioni. Quindi è un modo corretto per costruire decisioni nel luogo dove si devono prendere. In questo caso la sua figura è l'argomentazione con l'osservanza rigorosa di tutte le regole logiche relative al significato. Ma ciò comporta la necessità di condividere i significati. Bisogna condividere i significati per poter parlare dentro a questo discorso. Quindi la condivisione dei significati porta con sé una comunità. Porta con sé una comunità omogenea. Ci vuole poco capire che basta uscire da questa comunità e non solo il significato è dubbio, ma addirittura il significato non si trova, non c'è. Basta pensare a una cultura più semplice o a una cultura investita da una religione totalitaria, il significato che noi usiamo comunemente si perde. Quindi possiamo dire che una filosofia di questo genere appartiene alla ontologia del nostro Occidente, all'ontologia del nostro Occidente e ai luoghi in cui si prendono delle decisioni rilevanti a livello pubblico e sociale. Secondo me è, se lo si vede filosoficamente, se un'argomentazione di questo genere la si pensa come filosofia, diventa, come è stato detto giustamente, filosofia del pubblico, quindi filosofia delle operazioni pubbliche che si devono fare, non è uno specifico filosofico, non è il genere della filosofia, è il modo migliore per argomentare all'interno di una tradizione in un luogo deputato per assumere decisioni specifiche. Quindi è un modo di argomentare pubblico. Anche qui, se la cosa viene vista in generale, porta con sé l'ingenuità del rapporto teoria-classe. Se viene vista nel luogo deputato, fa parte della emissione delle decisioni. Ma se viene pensata in generale, di nuovo porta a concepire una continuità tra teoria e prassi.
Spesso, devo dire, nella realtà quotidiana, queste argomentazioni costituiscono un eccellente repertorio retorico, e uso la parola retorico in senso positivo, non in senso negativo, un eccellente repertorio retorico per gli operatori del campo, cioè quando sono buoni operatori del campo. Salvatore Vetta, che è un interprete di questa filosofia ed è estremamente acuto, mi disse, non voleva cadere nella banalità di mettere una conseguenzialità tra filosofia e politica. Disse, ma io faccio questo tipo di discorso, poi accadrà quello che può accadere, se ne serviranno come vorranno, useranno queste parole con i significati che la loro azione consentirà di avere. E questo mi pare una grandissima saggezza, perché questa saggezza evita di credere che quella simulazione del mondo che c'è nel discorso in realtà scompaia e improvvisamente il discorso indichi vie praticabili, certamente praticabili in quanto coerente il discorso, nella pratica. Invece la coerenza del discorso non illumina affatto, non illumina affatto sulla possibilità di traduzione pragmatica. La coerenza del discorso è interna al discorso ed è solamente interna al discorso. Se certamente sarebbe desiderabile che si usasse un linguaggio di questo genere laddove si prendono decisioni. Devo dire che a me non sembra che si usi un linguaggio così controllato. Dicevo che se questo tipo di argomentazione va oltre la soglia, oltre quella soglia che dico istituzionale, il Parlamento, i comuni, le regioni, da dove si prendono decisioni pubbliche, dove appartiene al pubblico questo discorso, se si va al di là e se si pensa che la coerenza del discorso abbia a che vedere con la sua riducibilità alla prassi, allora siamo di nuovo nell'ingenuità filosofica. Ci sono altre forme di ingenuità filosofica. A modo di vedere, il mondo filosofico è dominato dall'ingenuità, da quello che io chiamo il platonismo spontaneo dei filosofi. C'è l'ingenuità filosofica che fa parte della istituzionalizzazione della filosofia. Non è istituzionalizzazione. La filosofia c'è soltanto, continua ad esserci come tradizione, perché c'è un'istituzione, perché c'è l'università, dove viene conservata questa tradizione, e tuttavia conservare una tradizione in una istituzione significa istituzionalizzare la tradizione, porre delle regole istitutive, le quali stabiliscono il valore dell'oggetto da conservare. In fondo l'università è una specie di luogo di conservazione della possibilità del filosofico. Provate a pensare alla filosofia nei nostri anni senza il luogo dell'università. Pensate che l'ufficio studi delle grandi aziende facciano della filosofia. No, prendono delle decisioni. Certamente in ogni decisione ci sono criteri di valore, sì, ma non sono detti. Ma non sono detti. Quindi la filosofia ha bisogno di questa istituzione. Ora, una delle istituzioni fondamentali di conservazione del filosofico è certamente la filosofia che diviene oggetto di scienza, diviene oggetto di scienza storica. Quindi la filosofia diviene oggetto di sapere storico intorno alla filosofia. Qui ci sono due grandi tradizioni che si incontrano. Da una parte l'invenzione della storia della filosofia. Ora, l'inventore della storia della filosofia è certamente Hegel. Prima di Hegel esistevano racconti sui filosofi,
narrazioni della filosofia, ma non una storia della filosofia che cominciava con i presocratici e arrivava sino ad Hegel, con una conseguenzialità in cui ragionamento, logos e tempo coincidevano attraverso il divino dialettico. Quindi lì c'è l'invenzione istituzionale della storia della filosofia, quale esiste come sistema simbolico, ma non esiste come cosa. Non c'è una storia della filosofia come oggetto, c'è soltanto come costruzione simbolica. Da un certo momento in poi la filosofia si pensa come avente una storia, e avente una storia vuol dire avente un processo. Poi naturalmente che cosa si contamina? Si contamina la scienza storica positivista. Quindi se si contamina la scienza storica positivista, il problema diventa l'accertamento del fatto, la forma del fatto e il metodo di riferimento del fatto. La storia della filosofia diventa una macchina di informazione, esattamente come altre modalità dell'informazione. Perché la domanda è, in tutto questo, dov'è il pensiero? Cosa si pensa? Cosa si pensa? Non è che il pensiero nasce perché l'oggetto è la filosofia piuttosto che la letteratura, o piuttosto che la pittura, o piuttosto che la fisica. Dall'oggetto non nasce la forma del pensiero, è dal modo in cui viene trattato l'oggetto che nasce la forma del pensiero. Ora, ci sono forme di pensiero, forme filosofiche molto complesse e sarebbe sbagliato e arrogante tacciarle di ingenuità. Però bisogna vedere che cosa sono. Per esempio, una filosofia che osserva l'enorme dominio moderno del sapere scientifico, che è una forma di riflessione, di pensiero dell'oggetto fondamentale della modernità. Assolutamente fondamentale, non esiste un'altra così potente. Anche perché è una forma teorica che ha molti riscontri nella sua possibilità di diventare elemento operativo, quindi di diventare elemento pragmatico, di diventare tecnologico, quindi di diventare costruzione di un mondo nel quale gli uomini che vivono sono. Una filosofia che prende a proprio oggetto questo dominio del sapere scientifico, ne analizza le forme di razionalità, il sistema categoriale, il modo di costruire i fatti. Noi sappiamo che i fatti sono tutto meno che ovvi, i fatti sono sempre costruzioni che appartengono a teorie, poi ci sono enunciati che vanno controllati, teorie che sono controllate, che sono tutte in relazione alle varie pratiche della conoscenza positiva. Ora, questo lo chiamerei un pensiero di trascrizione. È un pensiero che trascrive. Trascrive le forme degli eventi di conoscenza. Ne astrae le regole. Dall'altra parte abbiamo la tradizione ermeneutica, la quale ha un grande torto, a mio modo di vedere. Grande torto che è di origine hegeliana, che è di origine hegeliana e dichtaiana. Cioè che tutte le ontologie, tutte le forme filosofiche che ci sono state, e quindi tutti i classici, sono trasparenti. Cioè si possono ottenere grandi risultati. L'ermeneutica può ottenere grandi risultati, Gadamer ha delle pagine splendide su vari aspetti della filosofia.
ma il presupposto è quello della trasparenza dei significati, il fatto che dal presente, dal luogo dove si è e con il lessico con il quale si parla, siano traducibili tutte le possibilità filosofiche che sono esistite storicamente. Io devo dire che ho sempre fatto l'esperienza del contrario, cioè ho sempre fatto l'esperienza di quella che direi la durezza dei testi, la durezza dei testi, il fatto che testi lontani sono duri. Soltanto una filologia estremamente accurata permette di entrare in quel testo, perché ogni parola è dubbia, ogni traduzione è incerta, figuriamoci l'insieme della traduzione. Quindi secondo me questo è il grande torto della filosofia ermeneutica, come la sua ingenuità, l'elemento ingenuo. Ora, in tutti questi casi noi siamo certamente nello spazio delle pratiche filosofiche che si contendono lo spazio della filosofia. Però contendersi lo spazio. Contendersi lo spazio della filosofia, ciascuna filosofia vuole essere la filosofia, no? Quindi c'è una conflittualità del. Certamente anche mentre sto parlando non sono in un altro luogo, sono sempre in questo luogo. Questo è il luogo che accoglie chiunque, perché qualsiasi discorso filosofico vuole occupare lo spazio della filosofia. Torniamo a Emendare. Emendare significa cercare di frequentare il possibile del discorso filosofico. Emendare vuol dire liberarsi da ogni ingenuità, da ogni costruzione già esistente, da ogni casa già precostituita, da ogni scuola già organizzata. Questa non è in assoluto una novità, perché nella tradizione nostra, nella tradizione del secolo che stiamo per abbandonare, ci sono state domande infinite su quale sia il possibile poetico, su quale sia il possibile pittorico, su quale sia il possibile musicale. Sono tutte domande che sono state fatte, sulle quali è stata costruita gran parte della cultura del Novecento. Il problema si è sempre posto. Quindi poniamocelo anche nella filosofia. Per la filosofia, che è una pratica del linguaggio, non costruisce se non con parole la filosofia. Possiamo dire che la filosofia è un'architettura di parole. Un'architettura di parole che prendono ordine in una scrittura. Quindi l'atteggiamento preliminare è quello che si interroga su quale relazione abbia con il linguaggio e la scrittura chi si pone un problema di filosofia. Solamente questo interrogativo richiederebbe una conversazione, meditazione estremamente lunga, ma questo certamente è il punto centrale. Che relazione supponi di avere, posto che lavori con il linguaggio stesso? Come immagini che il linguaggio possa divenire materiale di una costruzione possibile di filosofia? Ora, lasciamo questo interrogativo aperto. Noi nel linguaggio cosa facciamo? Noi nel linguaggio comunemente ci scambiamo il mondo. Quando parliamo continuiamo a scambiarci la stabilità del mondo, cioè continuiamo a far ruotare, a
far circolare, a riprodurre, a modificare significati che si trasmettono la stabilità del mondo. Ma non solo facciamo questo, ma facendo questo costruiamo la nostra identità. Cioè, in ogni discorso, in tutti i suoi significati, che in qualche modo fa parte dell'orizzonte di una soggettività, di un io che parla, contemporaneamente pone una relazione mondana e pone una identità dell'io. Sembra strano, ma parlare vuol dire provocare questi due effetti. Un effetto di oggettività del mondo e un effetto di soggettivizzazione del parlante. Sono due effetti che sono concatenati. Non si può parlare se non a queste condizioni. E che cosa facciamo parlando di questo mondo? Ma secondo me non facciamo altro che fare accadere, qui bisogna stare attenti al significato, fare accadere la modalità del tempo che ci è dato. Cosa difficile da capire. Perché che cosa vuol dire il tempo che ci è dato? Il tempo che ci è dato, togliamoci la testa intanto di avere in mente di quantitativizzare, cioè di spazializzare questo tempo, dire il tempo che va da 1 a 10. Il tempo che ci è dato è la qualità possibile della nostra vita. Questo è il tempo che ci è dato. Noi certamente viviamo temporalmente, ma viviamo in quelle temporalità che ci sono date dal modo in cui è costruita la nostra vita. Allo stesso modo che le parole che troviamo sono costruite in un mondo. Il tempo che noi viviamo è una qualità di tempo. La nostra vita non vive un tempo qualsiasi, vive delle forme temporali, dei modi di esistenza. Quindi configura il tempo secondo significati diversi. Noi non abbiamo qualità di vita uguali a quelle di altre culture o addirittura di epoche storiche diverse. Ora, la qualità del tempo si è data da tutto ciò che accade con, ma anche assolutamente senza la nostra adesione, da ciò che non ha alcun soggetto. Il mondo economico, il mondo sociale, il mondo del costume, il mondo dello scambio, il mondo del linguaggio, non ha un soggetto che lo custodisce. C'è una soggettività che custodisce tutto questo con un atteggiamento o una possibilità padronale. È vero. Non c'è soggetto. Si creano, certamente, proprio nella relazione che ci è data, nel tempo che ci è dato, nella qualità del tempo che ci è dato, si creano forme di soggettività. Sono constatazioni comuni, ma assolutamente indispensabili per risolvere in forma preliminare l'emendazione, per togliere l'ingenuità. Allora, che tempo ci è dato? Quale tempo ci è dato? Quali significati usiamo? Come siamo costruiti? Perché ci spostiamo in un certo modo? Perché ci abbiamo in un certo modo? Perché crediamo a certe parole? Perché ci riposiamo? Guardate, tutto questo non è pacifico. Tutto questo è costituito, tutto questo è un processo di costituzione. E noi come siamo costituiti? Qual è la qualità del nostro tempo? Sono
sapete tutti voi, sappiamo tutti, ma noi siamo costituiti, per esempio, dal dominio del sistema della comunicazione e dal fatto che il sistema della comunicazione dà un eterno presente. Noi siamo in carenza di memoria e in carenza di futuro. Queste due carenze fondamentali, vediamo come fossimo sempre, si ripetesse sempre il giorno senza memoria e senza prospettiva. Questa è la dimensione della temporalità. Ma noi viviamo in un mondo naturale. Guardate, quando dico mondo naturale non sono tanto ingenuo da credere che esista una natura. Per natura si intende una costruzione culturale, quello che noi intendiamo per natura. Comunque in un mondo naturale che è diventato, alcuni di voi ricorderanno la conversazione tenuta da Luisa Bonesi la settimana scorsa, che è diventato risorsa, è diventato fondamentalmente risorsa economica. E se non è risorsa economica, è stato estetizzato come paesaggio, ma le due cose si tengono. Le cose si tengono. Quindi il mondo naturale che ha queste due caratteristiche, una terza caratteristica, a modo di vedere, straordinaria, che l'intervento antropico, cioè dell'uomo, è riuscito persino ad alterare la prospettiva evolutiva del mondo naturale. In realtà noi ci troviamo in questa temporalità, cioè in un processo evolutivo alterato rispetto a quelle che sono state le linee fondamentali dell'evoluzione biologica degli ultimi millenni. Questo è il tempo, questo è un altro tempo che ci dà. La riduzione di qualsiasi oggetto o luogo, anche luogo, a merce, che si trova nel circuito di circolazione, uso le parole del vecchio Marx, e di riproduzione della razza del capitale. Noi ci troviamo con la connessione del cosiddetto sviluppo economico con la trasformazione del mondo in macchina tecnologica di cui noi siamo parte. C'è chi dice che la nostra tristezza deriva dal non esserci ancora abituati a pensarci dentro la macchina della tecnologia contemporanea. È un bel tema da discutere, è un bel tema da discutere. Poi, qual è il nostro tempo? Il nostro tempo è quella che direi la dimensione totalitaria sul piano simbolico, su quello operativo, del mercato. Ora, il mercato richiede parole come efficienza, l'efficienza che è ritenuta una virtù, come adattabilità, che è il contrario di emarginazione. Vedete che queste cose costruiscono il nostro tempo. Cosa vuol dire costruiscono il nostro tempo? Costruiscono il nostro modo d'essere. Noi usiamo la nostra possibilità di vita per prendere forme che siano adeguate a questo tessuto ontologico. Del tempo. E queste strutture che costruiscono il nostro tempo non sono niente. Sono poteri parlanti, sono poteri parlanti, sono i discorsi prevalenti che si scambiano proprio come stabilizzazione del mondo, nascono da queste qualità del tempo. È in questo contesto che si cerca l'identità. In questo contesto si può essere questa o quella cosa, si può dire io. Si può dire io soltanto dentro a queste qualità di tempo. Dico io concreto, non il mio immaginario, uno che si immagina un io, ma uno che è un io. Cioè rapporti tra
al significato del dire, il poter fare e il desiderare di fare. Quindi l'aver focalizzato questo sistema di vincoli, proprio di vincoli, dai quali non si può sfuggire, è l'emendazione dell'ingenuità. C'è un pensiero che si naturalizza, che crede di non venire da nessuna parte, di essere un pensiero naturale. Bene, questo pensiero naturale è l'ingenuità di non voler trovare le forme temporali che costituiscono il tuo modo d'essere. Ma nella tradizione filosofica c'è la corrente fenomenologica che si è sempre posto il problema di non ripetere l'ingenuità o, come si dice in linguaggio fenomenologico, la naturalità, e di scoprire l'orizzonte di senso di quelle che sono le varie pratiche della yoga. Direi che dagli anni 10 c'è questa possibilità di pensiero. È una buona prospettiva. Facile immaginare come si fa ad agire una prospettiva di questo genere che va a cercare gli orizzonti di senso al di là di ciò che appare come naturale. Un esempio facilissimo: costruire una casa, no? Sembra tecnicamente qualcosa di merito. Cioè, si conosce la scienza delle costruzioni, si conosce la qualità del terreno, si conoscono i costi, si conoscono i prefabbricati. Cioè, si conoscono una serie di elementi che diventano la costruzione del manufatto architettonico. Ma il fatto è che una cosa di questo genere è una esecuzione che realizza qualche cosa in cui il senso è altrove, cui senso non coincide con queste operazioni tecniche. Basta guardare la pluralità degli edifici esistenti nel mondo e la pluralità delle forme di città esistenti nel mondo per rendersi conto che tutta la costruzione, tutta l'architettura mondiale non è nient'altro che una materializzazione, una monumentalizzazione del senso che c'è in queste prassi. Monumenti di senso. Direi che l'architettura ha questo enorme vantaggio del materializzare, del rendere visibile, del monumentalizzare quello che è stato il senso. Un grattacielo appartiene a un senso della civiltà, allo stesso modo che una casa di contadini della selva nera nel celebre saggio di Heidegger. Esattamente allo stesso modo. Quindi questi monumenti sono visibili, noi possiamo interpretare la loro esecutività tecnica, ma possiamo anche comprendere i sistemi di senso che si sottendono a tutte queste forme architettoniche. Questa è certamente la ricerca del senso. Ma direi che è la ricerca del senso proiettata in ciò che è costituito, in ciò che è già costituito, in ciò che è già costituito mondo o parte di mondo. Diventa diverso, un poco differente, il discorso se si pensa che la filosofia debba costruire qualche cosa, non debba soltanto andare a vedere gli orizzonti di senso
di ciò che è stato costruito, ma la filosofia deve costruire. E deve costruire, ecco la parola di prima, oggi. Oggi non è un tempo assoluto. Oggi è una temporalità qualitativa, la quale temporalità qualitativa accade, come dicevo prima, per una determinata forma sociale. E l'oggi, se ben analizzato, pone, rende possibile, fa nascere, crea le condizioni perché esista un autore filosofico nel continente immenso della comunicazione. E fa del discorso filosofico un possibile discorso. È sempre un rapporto che ha un destinatario. Dov'è questo destinatario? Beh, questo destinatario di solito è interno alla forma del discorso. Cioè, la filosofia ha al proprio interno un'immagine di destinatario. Non si potrebbe andare a cercare con una ricerca sociologica chi è il destinatario di un discorso filosofico. Il destinatario di un discorso filosofico è immaginato all'interno del discorso filosofico. Come si configura questa relazione? Il discorso filosofico è una relazione tra una dimensione autorale, tra un autore che scrive e un destinatario che legge. Si potrebbe dire che l'autore è contemporaneamente uno scrittore e un lettore, ma non è solo così, che dentro al testo filosofico si costruisce un'alterità possibile di destinatario. Ora vediamo il come di questo discorso. Io direi che provvisoriamente si possono stabilire alcuni livelli. Il primo livello mi pare che il discorso filosofico sia una forma di scritturalità. Anche quando si parla filosoficamente, in realtà sullo sfondo ci sono sempre e solo dei testi scritti. Quindi in realtà il discorso filosofico diventa sempre un discorso scritturale. Secondo punto, la scrittura in genere è composta in un testo. Dico in genere perché viene fuori il problema dello scrivere di tipo aforistico. Il sistema aforistico è disseminatorio. È disseminatorio nel senso. Ebbene, potremmo dire che in ogni aforisma c'è un senso compiuto, che quindi in realtà ha la caratteristica di una testualità compiuta. Si può meditare e lavorare su un aforisma, non è necessario leggere la fine degli aforismi. Leggere in fila è già un'operazione pratica. Poi vi è una modalità di testualizzazione, cioè come fare il testo filosofico, che è diverso da un testo narrativo, da un testo poetico o da un testo scientifico. Il testo narrativo può avere problemi di verità. Uno scrittore come Kundera dice anzi che il narratore, non lo scrittore, il narratore ha problemi di verità, cioè cercare attraverso la narrazione di far emergere degli elementi di verità del mondo in cui si è. Io devo dire che credo che questo sia profondamente vero, perché nella crisi del letterario, nella crisi del racconto, nella tradizione che va da Borges a Blanchot, e che mi crea dei problemi,
Mi sono andato a leggere la letteratura mondiale, cioè la letteratura di altri spazi culturali che non fossero quelli europei o americani, e ho avuto veramente la sensazione che fosse vero. La narrazione attraverso l'evento narrativo vuol fare emergere delle forme di verità. Però queste forme di verità sono strutturate in un tessuto di linguaggio che è profondamente diverso da quello filosofico. La filosofia non narra mai fatti. Non narra mai fatti. Se non come esempi di un altro tessuto, se non come casi di un altro, casi secondari di un altro discorso, casi che danno l'evidenza di qualche cosa. Ora, un testo poetico, sappiamo benissimo, usa tutte le risorse del linguaggio. Usare tutte le risorse del linguaggio vuol dire usare tutti i possibili significati e le sfumature di significato, tutti i possibili suoni e tutte le affinità di suoni nel verso. Significa usare tutti gli effetti metrici, significa usare tutti gli effetti immaginativi. Una parola conduce quell'immagine. Quindi il testo poetico usa tutte le risorse del linguaggio per far emergere una testualità. Quale che sia il senso di questa testualità, non importa qui andare a cercare. Ma certo questo è l'uso del linguaggio. Un testo scientifico, sappiamo tutti, deve essere costruito attraverso regole epistemologiche che sono condivise da una comunità di scienziati. Una cosa è certa, che nessuno in un mondo scientifico può prescindere dalle regole di una comunità. Si diventa scienziati attraverso le regole di una comunità. Un testo filosofico direi che ha alcune caratteristiche, cioè ha problemi di verità. Ma io di verità uso un'altra parola, un'antica parola aristotelica, ha problemi di verisimiglianza, cioè chi legge questo testo deve avere la sensazione che tutto ciò che è scritto ha a che vedere con la verità. Quindi preferisco verisimiglianza. Verisimiglianza che deve avere un effetto di intersoggettività, cioè deve essere valida per una intersoggettività, non per un uomo o per un altro, ma per una intersoggettività. Ma si può dire a priori qual è la scrittura filosofica? No, non si può dire, perché la scrittura filosofica è la stessa cosa del suo scopo. La sua finalità è intrinseca al modo in cui il lessico filosofico organizza il proprio divenire discorso. Il fine del discorso è nella forma del discorso. Quindi non si può però separare una filosoficità letteraria. Non si può indicare. Essa ogni volta è agita dal fine che si propone di realizzare. Certamente che il testo filosofico, come ogni altra forma di comunicazione, chiede la collaborazione del suo destinatario. Ma è una collaborazione che non ha a priori tecnici. Non si può stabilire prima com'è. Non è un gioco di cui si danno le regole, è un evento nel quale si trova il destinatario e di cui colui che testualizza ha bisogno di questo destinatario. Si potrebbe dire in breve che la filosofia condivide con la poesia l'essere un evento comunicativo non previsto.
un evento comunicativo imprevisto, è un'apertura di mondo imprevisto, e con la scienza deve condividere il fatto che la testualizzazione di ciò che è imprevisto deve avere un effetto di intersoggettività. Quindi è una testualizzazione che si trova tra il testo poetico e il testo scientifico, né il testo poetico né il testo scientifico. Direi che questa è la strategia scritturale della filosofia. Ma non è una scrittura senza corpo. Qual è il corpo di questo modo di fare la filosofia? Salvo brevissimo perché il tempo ormai è trascorso, e purtroppo questo invece è il punto centrale. Forse la dovrei. Abbiamo detto che noi siamo costruzioni di. E siamo costruzioni di linguaggio che parlano le azioni che compiamo e nello stesso tempo ci identifichiamo. Questo è un processo di armonizzazione di questi elementi, che è una specie di armonia del poter essere nel mondo, del poter essere nel mondo con una stabilità di mondo e con una stabilità di identità. Ma questo non è sicuro, questo è incerto. E quando nasce l'incertezza, non è un'incertezza epistemologica. Non ci vuole un supplemento di conoscenza, perché l'incertezza nasce su un terreno in cui non è possibile risolvere la questione con un atteggiamento scientifico. Perché ha a che vedere con il desiderio di identità. Noi abbiamo un desiderio di identità. Quale desiderio di identità? A un certo momento non riesce più a dirsi con le parole che costituivano la nostra identità e costituivano il nostro mondo. A questo punto si crea una frattura, si crea una zona opaca. La filosofia nel suo lavoro scritturale configura questa vicenda, questo vuoto che per diventare nuovamente un linguaggio che strutturi la relazione tra mondo e desiderio di identità è costretto a produrre un testo in cui si configuri un mondo, si configurino frazioni di mondo, aspetti di mondo che siano abitabili, cioè che costituiscano una persuasività della vita. E quindi la filosofia deve costituire, testualizzando, dei orizzonti di senso, laddove il senso fosse perduto, e quindi laddove identità e mondanità non si compenetrassero più. In questo caso direi che, in una maniera forse esagerata, direi che questa è la risposta alla famosa Seinfrage, la domanda dell'essere. La domanda dell'essere ha, dal mio punto di vista, questo tipo di risposta. Costruire immagini di mondo attraverso forme di testualizzazione che rendano abitabile il mondo che è stato simboleggiato nella filosofia. A questo punto, per quel poco che vale il discorso filosofico, per quella poca potenza che ha il mondo, c'è una trasformazione da soggetti a emendazione dell'ingenuità, sapere di essere soggetti a qualche cosa,
sapere che le proprie peculiarità qualitative sono processi di costituzione che non hanno soggetti, che non hanno scelte, che non hanno idee, che non hanno ordini, che accadono come accadono. Da questo mondo si passa ad essere un soggetti di. Ma di che cosa? Soggetti di quel mondo che si è costituito, che si è costituito come discorso filosofico. E qui guardate, non c'è nessuna gloria, non c'è nessun primato di niente. È come aver fatto un quadro, è come aver fatto una scultura. Non c'è nessun primato della filosofia. È aver fatto un discorso per rendere abitabile quel mondo che non era più abitabile dal momento in cui i tuoi significati, i significati in cui dipingevi il mondo e la tua vita, sono andati perduti. Quindi non c'è nessuna gloria e non c'è nessuna consolazione filosofica. Non c'è nessun micro spettacolo per l'anima. Non c'è nessun micro spettacolo. Non c'è nessuna apertura per una prassi di salvezza. Semmai c'è solo l'educazione ad assumere un destino qualunque, al quale possiamo aggiungere, e non è poco, guardate, non è poco, è tutto quello che si può fare con la filosofia, il significato, possiamo aggiungere il significato di qualche parola che segni il tempo. Il tempo di che cosa? Beh, il tempo del nostro venire dal nulla e andare verso il nulla, come diceva Nassimandro. Quindi non avevo portato niente, troppo tempo abbiamo con il tempo per rispondere. Forse conviene dare qualche minuto per le persone che desiderano uscire e poi dopo vediamo le osservazioni. Invece, per quanto concerne il ragionamento, che ho visto carente da parte sua la possibilità nel linguaggio, quando c'è l'ambiguità del significato dei termini, dare un'ulteriore esplicazione, cioè in pratica un significato è ambiguo e pertanto per me
è una cosa negativa, può essere avere degli aspetti positivi, e ce li ha senz'altro. Ora, sottolineare questa negatività o questa positività, per esempio, può essere positivo sotto il profilo artistico, cioè vedere le cose con un taglio differente, però da un punto di vista scientifico, se non si mettono in convenzione i termini, si prende una cantonata dentro l'altra. Questa è la sintesi di quello che voglio dire. Ecco, io sono breve. Benissimo, la ringrazio molto. Non sono assolutamente d'accordo con quello che state dicendo, sono assolutamente d'accordo. Soltanto che il disambiguare un termine è sempre un'operazione che appartiene a una pratica che ha un fine. Per esempio, lei citava la ricerca scientifica. Certamente, se lì non c'è una corretta sintassi dei termini, non si costruisce nessun discorso, cioè si costruiscono dei discorsi confusi che non appartengono alla forma della scienza, non appartengono alla forma della scienza in alcun modo. Ma quando io parlavo di ambiguità dei significati, non parlavo nel senso gnoseologico, nel senso quindi conoscitivo di un sapere scientifico, dove mi pare che tutta la tradizione ci insegna che occorre che ci siano significati consolidati, comuni a una comunità, logicamente connessi ad altri significati, ma piuttosto al significato che parole o discorsi hanno nella propria vita. Faccio un caso. Prenda l'aggettivo efficiente. Prenda l'aggettivo efficiente. Io sono efficiente, o non sono efficiente? Guarda che questa domanda ha a che vedere con come si vive, no? Prendiamo il caso che una persona realizzi l'aspettativa di efficienza intorno al suo modo di vivere, cioè si regoli con il massimo di efficienza. Cosa vuol dire il massimo di efficienza? Vuol dire il massimo di performatività rispetto a fini che vengono ritenuti buoni da chi ha il potere per ritenerli buoni. Questo vuol dire, se il personaggio quale corre, si dà da fare, è puntuale, realizza questi obiettivi, si sente efficiente, e un certo giorno mi venisse il sospetto di essere un cretino. Se mi venisse il tragico sospetto di essere uno che esegue un copione, no? Di essere, cominciare a temere di non avere l'identità, che la parola io sono efficiente non definisce la sua identità. E allora, che cosa dice? Dice che io sono un cretino. Entra in una depressione orrenda, no? Ho sbagliato tutto nella vita. Queste frasi che dimostrano la tendenza a una depressione, non la tendenza alla filosofia. Dove, faccio questo esempio molto banale per spiegarmi, dove nasce il filosofico? Nasce dal fatto di trovare un nuovo modo di dire la pratica di efficienza, di dirla in un modo in cui il soggetto di questa pratica si possa dire dentro al nuovo linguaggio con una nuova persuasione e con una identità di sé che lo distacchi dal linguaggio che lo ha abitato fino a quel momento e gli dia la possibilità di riabitare il mondo avendo una sua identità persuasa attraverso un cambio di linguaggio. Il cambio di linguaggio è un'invenzione. Il linguaggio è un'invenzione, bisogna inventare i cambi di linguaggio. Non sono facili. Perché, per esempio, per sostituire a sono efficiente, probabilmente non bisogna sostituire un solo aggettivo. Probabilmente bisogna creare un reticolo di argomenti
in cui l'efficiente acquisti un significato relativo piuttosto che un significato qualificante, la positività della vita, come era fino al giorno prima. Quindi di qui nasce il pensiero. Questa è la nascita del pensiero filosofico che ci è dato oggi, non Aristotele, ma oggi, in un universo della comunicazione che ha invaso tutto. Ha invaso tutto, un universo della comunicazione che appartiene a poteri che hanno invaso tutto. Però questi poteri non possono invadere il campo in cui qualcuno sente l'inadeguatezza del linguaggio corrente a esprimere la persuasione intorno alla propria vita. Lì la forza dei linguaggi comuni di fronte a una frattura di questo genere si arena, si ferma. E lì c'è il piccolo spazio filosofico, senza gloria, senza consolazione, ma con la possibilità, come dicevo, di segnare il tempo, cioè di dire il senso che è possibile a una soggettività in quel momento. Quindi fa un dizionario. Fa un nuovo dizionario, non fa una filosofia. Quindi lei ha perfettamente ragione per quanto significa il modo di disambiguare i termini scientifici, questo se va a dire. Però l'ambiguità, o il dolore se vogliamo, l'ambiguità che è dolore in questo caso, l'essere detti da un linguaggio che provoca dolore e sofferenza e toglie identità. Un spazio in cui il filosofico può nascere. Quindi il filosofico, per conto mio, è collegato, questo filosofico è collegato certamente a una dimensione fondamentale che è quella del pascherino, dall'essere sofferto, dall'avere lo spazio di una sofferenza, che non vuol dire mettersi a piangere, non vuol dire un dolore melodrammatico, vuol dire una difficoltà dell'esistenza, perché il linguaggio è scivolato fuori dalle persuasività della propria esistenza. Ecco, sentiamo se ci sono altre domande. Se non venire mi affondevo, se lo fai, se lo fai, se lo fai, se io devo dire che questo padre mi ha inquietato una riflessione molto profonda che devo meditare, devo pensarci, e dico così come capita alcune riflessioni. Ecco, il tema molto interessante della emendazione, prima riguarda proprio questo, perché il tema della purificazione della emendazione può avere vie diverse, c'è quella di Spinoza, a partire dall'insoddisfazione dei piccoli eventi, giunge ad affermare, emenda tutto, ma in realtà aggiunge, anzi raggiunge il Deus sic natura. Lui ha emendato, ma ha conservato. C'è il famoso la storia di Occam, dove invece lì è una emendazione nel senso di taglia via, e rimane l'individuo, che non può più neanche essere detto, non può dire più nulla, quindi proprio forma contrapposta di emendazione. Ora, molto, molto bella e importante la sua riflessione, no? Proprio perché da un lato sembra poi chiudere, ecco, tutta una strepitosa storia della filosofia dell'Occidente, non dico che sia l'ultimo dell'Occidente, però il compimento della riflessione è dentro il linguaggio, ma il problema sta proprio qui, nel senso che la parola semiotica, sema, se ben mi ricordo, è cadavere per Platone, la parola è cadavere, ma la filosofia è vita, e lui dice proprio nel suo vicino filosofico, nella settima lettera, io non ho mai scritto nulla di filosofia. Per cui tutto ciò che trovate scritto non c'entra con quell'eccellenza che è da indagare. Non so che cosa è complice, che cosa sia, non è un oggetto, ma non è
comunque il linguaggio che lo istituisce, è ciò che il linguaggio deve in qualche modo tentare di dire. Però questo è un po' un problema che invece tutta la nostra tradizione ha posto nella parola, nel logos, per cui tutto il problema della filosofia è il problema del linguaggio, non importa in quale modo, in quale forma. La storia della filosofia che insegna tutt'oggi nelle scuole e nelle università in realtà era la filosofia, perché per Croce e Gentile non era la storia della filosofia, era il pensiero in atto, era pensante, pensato, cioè non era la storia della filosofia, era la filosofia, era la filosofia. Per noi invece diventa epitafio, cioè alla fine mi pare capire, noi sappiamo che in realtà non c'è nulla, la rimendiamo dell'oggetto. Certo, c'è coerenza, ma però alla fine non rimane nulla. Ma il problema è proprio qui. La frattura, spesso quando dici emerge, però alla fine uno iato. Il problema è proprio qui. Perché c'è questo iato? Perché l'innocenza non educata, non dotta del bambino, talvolta dice ma questa è un'ingiustizia, e non te lo sa argomentare, però c'è la percezione dell'ingiustizia. Perché c'è desiderio di giustizia e di verità. Il linguaggio può dare delle risposte, ma noi sentiamo che spesso in qualche modo non sono definite. Questa eccedenza, che appunto non è parola, e che spesso la parola tende invece a nascondere, e non è forse invece proprio qui quello che non è un oggetto, ma che non bisognerebbe dimenticare. Altrimenti il rischio è che noi facciamo, perché è un discorso molto raffinato, però anche inquietante, proprio perché sembrerebbe che alla fine noi dobbiamo accomodarci sulla parola. Alcuni paradossi ovviamente non derivano da questo discorso, ma è più veramente che sarebbe come dire che l'Hegel contemporaneo è Costanzo, ovvero sia è colui che riesce comunque ad accomodare la realtà, perché ti fa divertire, perché ti dà il pomeriggio, la sera, tutti i giorni, dappertutto, tutto e sempre la grazia. Ecco, allora questa eccedenza che è drammatica non si può pensare senza in qualche modo di essere illusi. È certo una forma di agonia, di combattimento, che però basta che ci sia lì, e più, non è detto che quindi nel linguaggio ci sia quella verità, forse che appunto un animale non pensa, è anche questo. E se proprio nei rifiuti che noi abbiamo prodotto ci fosse più filosofia della nostra riflessione, in quello, ecco, questa eccellenza, a mio giudizio, deve essere salvata, perché anche se noi non la vediamo c'è, e prima o poi ci sovvergerà, anche se le nostre parole tentano in qualche modo di sollecitarla, però c'è qualcosa. Io trovo molto, molto acuto quello che hai detto e mi consente di specificare una cosa, cioè la relazione, ma sei andata a finire che non ti vedo, la relazione tra tempo, linguaggio e senso. Il senso non è mai compiuto, non lo possiedi mai, non è che tu possiedi il senso e quindi hai raggiunto, hai risolto la crisi. Qui non è un pensiero dialettico, per cui è un pensiero della composizione, è un pensiero della configurazione del linguaggio, non è un pensiero dialettico, per cui negato nella negazione hai la sicurezza di avere compiuto nel linguaggio, nella salvezza del linguaggio, finalmente il tuo lavoro e sei arrivato in porto tramite la negazione. Certamente. Tu costruisci una possibilità di senso, però questa possibilità di senso è caduca, è temporale. Quindi c'è l'eccedenza. L'eccedenza è il margine del senso, è il margine del rapporto tra il senso e il tempo. L'eccedenza, sai, è la morte. L'eccedenza è la morte. Il fatto che tu questo senso puoi sempre ricreato, proprio ossessivamente e mi arriva sempre di nuovo, no? Puoi farlo sempre di nuovo, con un limite fondamentale, che
è finito in questo senso. È finito, è disperso il significato che tu fai, che tu fatichi a trovare, è un significato che ha un margine di non realizzabilità, cioè di un senso non pienamente compiuto. Il linguaggio. I linguaggi non sono gli stessi. Io so perché mi è capitato di vedere alla televisione, ma c'è una differenza fondamentale di linguaggi. Il lessico che usiamo non è lo stesso lessico. Noi nominiamo il mondo in una maniera diversa. Abbiamo un tessuto di nominazione del mondo che è differente da quello che viene usato in quella manifestazione televisiva. Quindi in realtà noi viviamo già in una frattura dei linguaggi. Una frattura dei linguaggi è una frattura delle esistenze, è una frattura dei sensi, è sugli incompiuti, sulla quantità infinita di incompiuti che ci sono, sul fatto che una trasmissione televisiva è compiuta. In realtà noi, la nostra ricerca di senso avviene nella dimensione dell'incompiuto, come tu dici, della eccedenza. L'eccedenza è sempre al di là, l'eccedenza è sempre il consumo, è sempre la morte che è interna al senso che pure è il prodotto. L'eccedenza è il nostro finito. L'eccellenza è il fatto che la nostra parola filosofica è pur sempre una parola finita. A me colpiva la riflessione che faceva nel libro della Jusnar, Memoria di Adriano. Faceva Adriano, quale diceva c'era tanto da fare per l'impero, ha detto tutti questo libro, tanto da fare per l'impero, tutta questa vita dedicata all'impero. Beh, la memoria di questa vita quanto durerà? Durerà 100 anni. Durerà 200 anni, non se ne saprà più niente. Ecco, allora dico, il discorso di una filosofia, della costruzione di un senso, questo senso, per chi sarà, quanto durerà, quanto istituzionale, renderà istituzionale per qualcuno un'immagine di vivibilità nel mondo, di abitabilità del mondo. Ci scommette sul tempo. Non lo sa, non lo sa. L'eccedenza è questa dubitosità. L'eccedenza è il fatto che c'è un ignorare le possibilità del tempo. Questa, per conto mio, è l'eccedenza. Non il fatto che rispetto a una felicità identitaria con il linguaggio c'è qualche cosa oltre. Nella stessa felicità c'è l'eccedenza. Nella stessa caducità del senso c'è l'eccedenza. Nel momento in cui tu parli, c'è un eccesso che va al di là. Io credo di averti risposto, anche se so che i problemi che hai posto sono anche più ampi. Ci sono altre osservazioni ancora? Sì, sì, sì. Che la trasformazione del mondo che i filosofi avrebbero tralasciato di fare apparire secondo una certa lettura e che non è accaduta anche dopo l'autocoscienza della necessità di trasformare il mondo, qui diventa trasformazione dei racconti sul mondo, c'è quasi la consapevolezza di un'impossibilità di questa prassi trasformativa, per cui non si può più trasformare, tutti i progetti di trasformazione sono corrotti, però possiamo riraccontare il nostro rapporto con il mondo. Allora, c'è una difficoltà, perché quando il problema è a livello di inadeguatezza nel rapporto racconto-mondo, si può correggere. Ma quando l'eccedenza, io se ho capito bene il discorso dell'eccedenza, quando questa inadeguatezza non appartiene al racconto, ma appartiene alla durezza del racconto,
cioè appartiene a un mondo che, per quanto li raccontiamo, rimane sempre lì a causare un'immensa e infinita sofferenza. Allora a questo punto possiamo continuare a linee libere, cioè possiamo continuare, cioè raccontiamo, ma poi questo è un grande privilegio di chi sa raccontare. Ah, ma se detto, cioè, ecco, però in questo senso noi dobbiamo accettare l'idea che è la fine di una certa idea di classe. Ah, sai. Se si potesse prendere armi contro un mare di guai e contrastare la fortuna resti, come disse il testo di Shakespeare, sarebbe rischioso, ma in certo modo facile. E non sarebbe un rischio facile. Il fatto è che la nostra esperienza ha mostrato, la nostra esperienza della modernità, ha mostrato che la mutazione avviene senza soggetto. Questa è la tragedia. Il fatto che non è che non cambia mai niente, cambia, ma secondo regole che non hanno una soggettività. Faccio un esempio. Il mondo è cambiato economicamente, no? Esistono dei soggetti che decidono l'economia. Sono soggetti che decidono l'economia, ma secondo che cosa? Secondo le regole dell'economicità. Quindi in realtà gli operatori economici sono che provocano con le loro decisioni dei mutamenti, in realtà sono esecutori di una prassi che è iscritta nell'accademia dell'economicità e delle sue regole. Non può inventarsi un comportamento finanziario o un comportamento economico. Gli è dato, può essere solo un esecutore, e questo esecutore io non lo chiamerei un soggetto. Non lo chiamerei un soggetto, anche se ci sono mutamenti. Tu poni il problema del fatto del realizzare un mutamento di senso. Un mutamento di senso della vita. Per cui la prassi, quando accade, dovrebbe mutare il senso della vita. Perché questo io penso che non funziona. Io l'ho sperimentato nella mia vita, è stata l'esperienza della mia vita, ma questo è un sogno filosofico. Questo è il classico sogno filosofico. Per cui ciò che puoi fare è sempre, c'è sempre un meglio rispetto a un peggio. Ma questi vanno detti con i linguaggi finiti delle congiunture. Ogni congiuntura ha linguaggi finiti, per esempio sono convinto che è meglio un servizio sanitario nazionale che sia efficiente piuttosto che una privatizzazione della salute. Questo non è un pensamento filosofico. Questo io posso argomentare che è meglio così piuttosto. Questa è una presa di posizione politica, ma non cambia il senso della vita. Cambia il modo di vivere, cioè secondo me è più facile se uno si ammala di essere curato in quanto ammalato, in quanto soggetto di una malattia e non in quanto portatore di ricchezza o portatore di povertà. Secondo me questo non è un grande discorso filosofico, questo è un discorso di contingenza. Il discorso filosofico è, come dicevi tu, la mutazione del racconto. La mutazione del racconto. E quanto dura il racconto? Il racconto è esaustivo. Non è esaustivo del mondo. Non è esaustivo del mondo. È esaustivo del desiderare la persuasione dell'abitare del mondo. Quindi, in realtà, l'eccellenza, e c'è un'eccellenza che rimane sempre, però ci sono i grandi scrittori che ricercano attraverso la narratività delle verità, non so, per esempio, mi viene in mente adesso da Tony Morrison,
li ha messo in, Norvegia, li ha messo in luce sui modi degli anni 20, degli anni 30, delle comunità nere negli Stati Uniti, è una narrazione. Ci sono autori giapponesi, poi per esempio, che ha messo in luce tutta la vita, tutti i temi della, vita giapponese attraverso il racconto di un'amicizia, cioè il raccontare, certo, il racconto di tipo filosofico, cioè il racconto di tipo filosofico. Sono eterne queste cose, sono liberatorie queste cose, appartengono alla crescita della propria possibilità di vita, trasmettono delle possibilità di vita, delle immagini di mondo, dei mondi possibili che tu puoi abitare. La durezza del fatto che una merce resti una merce, questo non lo puoi notare come racconto. Puoi chiamarla merce sottintendendo che è l'effetto di una pluralità concorde di elementi che vanno dalla tecnologia alla selezione tecnologica della forza lavoro, cioè puoi fare tutto un tessuto teorico della parola merce, che ti renda conto, che la metti in un racconto, che la metti in un racconto di ragione. Ma sarà difficile, salvo catastrofi senza soggetto. Catastrofi senza soggetto. Perché se per esempio, come è ipotizzabile, il rapporto natura-cultura, come è stato dato nella modernità, sarà un rapporto che viene alterato nei prossimi decenni, io non sono in grado di dire materialmente quale catastrofe può avvenire, non so. Però se tu escludi un pensiero per catastrofi, puoi pensare di questo, però non sai niente. Non sai niente del modo in cui accadono catastrofi. Non in Aristotele in poi, la catastrofe è un elemento di pensabilità del mondo. Non sai niente di più, puoi pensare al mondo per catastrofe. Secondo me, filosoficamente, o costruisci discorsi pubblici, che devono stare all'interno della contingenza data. I discorsi pubblici non possono costruire giustizie, paci, verità, devono essere discorsi che stanno dentro alla contingenza che ti è data, perché il loro senso sta nell'orientare una pratica, nell'orientare un'azione. O fai questo, oppure dai delle immagini di mondi, di vivibilità di mondi. E questo mi pare